Leonardo Spinazzola potrebbe presto vestire la maglia del Napoli, apportando un rinforzo significativo sulla fascia sinistra. Il giornalista Nicolò Schira, intervenuto nel programma radiofonico Forza Napoli Sempre, Summer Edition su Radio Marte, ha rivelato che il giocatore è disposto a fare un sacrificio economico pur di unirsi alla squadra partenopea e lavorare sotto la guida di Antonio Conte, che nutre grande stima nei suoi confronti. Disponibilità a dimezzare l'ingaggio. Spinazzola, attraverso il suo entourage, ha fatto sapere che sarebbe pronto ad accettare un contratto annuale a cifre ridotte rispetto a quelle attuali percepite alla Roma. Attualmente, il giocatore guadagna 3 milioni di euro annui, ma sarebbe disposto a scendere a 1,5 milioni di euro, 2 milioni con i bonus, per poter giocare con il Napoli. Questo segnale di disponibilità e desiderio di mettersi in gioco è stato accolto positivamente dal club partenopeo. Condizioni per il trasferimento. Prima di procedere con l'ingaggio di Spinazzola, il Napoli dovrà risolvere la questione legata a Mario Rui. Per motivi legati all'età e alla gestione della rosa, l'arrivo di Spinazzola sarebbe possibile solo dopo aver trovato una nuova sistemazione per Mario Rui. Un'opportunità per entrambe le parti. L'inserimento di Spinazzola rappresenterebbe un'aggiunta strategica per il Napoli, soprattutto con l'intento di rafforzare le fasce sotto la guida di Antonio Conte. Allo stesso tempo, il giocatore vedrebbe concretizzarsi l'opportunità di rilanciarsi in una nuova squadra, accettando un taglio allo stipendio come segno di dedizione e volontà di affrontare nuove sfide. Il futuro di Spinazzola si delinea così con potenziali sviluppi interessanti, mentre il Napoli continua a lavorare per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione.